Buonasera a tutti, buona giornata o un buongiorno, insomma, in qualsiasi momento della giornata voi state vedendo questo video, vi auguro di passarla bene. Credevate che nel femminile, sempre solita premessa, credevate che nel femminile non c'erano gli antijuventini? Male, 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 bisogna sempre avere fede. E come sempre ringrazio l'amico Kinoshi che mi ha dato l'idea e mi ha permesso di usare questo format anche a me, anche a me. Ieri, scontro diretto per lo scudetto femminile, Juventus-Milan, la prima, Juve contro il Milan, seconda, 3 punti di distanza, l'una dall'altra, maturati a San Siro con la vittoria 1-0 dello scontro diretto. E partita che effettivamente valeva una buona fetta di scudetto. Com'è finita la partita? La Juventus ha vinto 4-0. 4-0. Credete che questo abbia limitato questi fenomeni? No. No, ci sono stati dei bei commenti e ve li vado a elencare. Cominciamo subito dal primo. Ovviamente tutti i nomi sono stati oscurati. E guarda, Kegli, e notare come è scritto Kegli, cioè CH apostrofo egli, scontri diretti, la differenza è stata solo nel risultato. Cosa vuoi che sia, il risultato non conta nel calcio. Quanto alla manifesta superiorità, semmai c'è stata da parte del Milan in entrambe le partite. Allora, oggi, cioè ieri, domenica, la partita della Juve Milan ha visto il Milan tirare in porta, proprio in porta, una volta sola, con la parata di Giuliani su Giacinto. All'andata, neanche. Cioè, ha avuto un paio di occasioni tirate alte, ma niente di che. Oggi la Juve poteva fare tranquillamente altri gol, però fa niente. Diamogli questa soddisfazione, diciamo che facciamo così, facciamo un accordo che vale per l'Inter, per il Milan, per tutte. Noi ci prendiamo 6 punti a campionato, però voi fate manifesta superiorità come questa. A me va bene. 4-0, 1-0 e manifesta superiorità. A me va bene, a me va bene. Poi giustamente altro commento. In campo c'è stato, in campo c'è stato solo Milan, ma la Rube è la Rube. E anche qua c'è stato solo il Milan, ma la Juve ha fatto 4 gol, il Milan un tiro in porta. Cioè 0 tiri, 0 gol e un tiro in porta. Ma la Rube è la Rube. Va bene. Non c'è niente da fare. Rubentus anche al femminile. Va bene. Anche qua. No, l'importante è che rubiamo, perché a volte mi preoccupo. Dico, mi sento male con la coscienza se non rubiamo. Invece. Poi questo l'ho oscurato il nome ovviamente, però è meraviglioso perché qua bisogna avere un egocentrismo meraviglioso e soprattutto una forza interiore gigantesca. Forza ragazze, concentrazione e grinta. E si vince. E vai grande Milan. Dopo vi sposo a tutte. Saluto e ovviamente il nome blu. Vi sposo a tutte mi ha colpito perché a parte il fatto che concentrazione e grinta si sono anche viste e si vince. No. E vai grande Milan. No. Ma dopo vi sposo tutte, boh, ho uno sceicco che aiare, boh. Ma questi commenti erano presi da Facebook. Ma adesso è ora di passare a Twitter, perché pensavate che Twitter... No, c'è anche lì. Risultato bugiardo, ahimè. Beh, quante volte è capitato di vedere un risultato bugiardo con un 4-0 perentorio, con 8 tiri in porta da una parte e uno dall'altra? È bugiardissimo. Mi viene voglia di tifare contro la nazionale femminile. Giuro, la presenza delle gobbe non la sopporto. Guarda, io sono convinto che Milena Bertolini di questo messaggio sarà proprio fortemente colpita. Cioè, io mi immagino queste ragazze che leggono mi viene voglia di tifare contro la nazionale femminile. Io mi immagino proprio la Bertolini col coltello. Mi taglio le vene, ma che vuoi che gliene frega, pare. Comunque. Urta la presenza delle gobbe, pensa che senza la presenza delle gobbe il quarto di finale mondiale e la qualificazione europea la vedevate col binocolo. Vabbè, ovviamente questo vale per la femminile, ma anche per la maschile. 4 mondiali vinti dalla maschile, sempre con una forte predominanza di giocatori della Juve. Oh, questa è bella. C'è Milan Repost, che è un blog, diciamo, che scrive gol Juventus 3-0. Prese come un San Marino qualsiasi. E non venite a parlarmi di superiorità.
quando i moduli sono sempre sbagliati e non si fanno cambi prima del 90esimo. Quindi è colpa di Gans. È colpa di Gans, cioè, poi dopo ce ne saranno altri contro Gans, ma ragazzi, ma oggi il Milan, se l'unica cosa che la persona meno colpevole oggi di questa partita, io dico oggi perché lo sto registrando domenica sera, in realtà è anche se lunedì fa niente, dico oggi, però capite, ma l'unica persona che è innocente su quasi tutto è Gans. Cosa può fare? La superiorità della Juve è stata veramente schiacciante. Veramente. Poi ecco qua, giustamente ricordiamo che rubiamo. C'è anche un rigore su Valentina, ma figurati se lo fischia quei tre teschi proprio a male. Valentina e Giacinti, io non ho idea di che rigore sia, ma sicuramente deve essere, se ti incazzi così è netto, sicuro, eh. Però se quello che penso era sul 2-0, quindi non cambiava una fava, però l'importante è che la Juve ha rubato, perché ripeto, sono più a posto con me stesso se rubiamo. Qua c'è giustamente quelli che non mollano mai. Adesso si spera in un pareggio del Sassuolo con la Viola, ma ci spero poco perché quelle non so fesse come noi e hanno un vero allenatore. Effettivamente il Sassuolo ha battuto la Fiorentina. E in un possibile inciampo della Juve con qualche squadra. Io, credetemi, io ci veramente queste cose qua a me mettono anche in buon umore perché mi piace vedere le persone che non mollano mai, che non si danno per vinte, ma c'è un però, che anche con un inciampo la Juve sarebbe prima a 3 punti, ma con lo scontro diretto è come se fossero 4, quindi devi sperare in 3 inciampi della Juve. Questa cosa per te sarà un po' un problema scoprirlo, però. Dai, mi auguro per te che perlomeno la Fiorentina pareggi con Sassuolo. No, è vero, ho perso anche quella. Spiace! Abbiamo mandato via la Morace per questo. La Morace ci sta squadra, penso che voglia dire con sta squadra, avrebbe fatto Attila. Non sarebbe più ricresciuta l'erba al nostro passaggio. Vabbè, ma è un altro tweet contro ovviamente Ganso, ma ce n'è un altro. Ma cosa abbiamo fatto di male per meritarci Tanasha? Con Thor sarebbe stata un'altra cosa, ma anche con una certa signora in panchina, una che al primo anno di Ju un primo anno ha rifilato 3 pere alla Juve. E questo effettivamente non gli si può dire troppe cose, e in realtà è vero. Cioè, primo anno la Morace ha infilato 3 gol alla Juve. Peccato poi che vai a vedere che Ganze è in semifinale di Coppa Italia. Molto probabilmente passerà e farà la finale perché Milan è più forte dell'Inter. Ma mettiamo caso che l'Inter fa il miracolo e butta fuori Milan in semifinale di Coppa Italia. In campionato il Milan è secondo e molto probabilmente rimarrà secondo fino alla fine. Ma andiamo a vedere cosa ha fatto la Morace allora. Esatto, la Morace è arrivata terza in campionato, fallendo le qualificazioni in Champions, è stata eliminata malamente in semifinale di Coppa Italia dalla Juve. Quindi è vero che la Morace ha vinto 3-0 a Varese perché giocavano a Varese. Che detto poi, detto proprio, non la meritavano quella partita. Il Milan ha fatto 3 tiri in porta, me la ricordo bene, con Taisa. Poi, visto che parliamo di squadra, quella squadra aveva Taisa. Vero Bochete, fortissima, ma Taisa era anche più giovane. Non riesco a capire sinceramente tutta questa differenza. Ah, c'era ancora Giuliano. Adesso che ci penso, c'era anche Giuliano nel Milan. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Peccato. Peccato che la Morace è andata alla Lazio. Che comunque, boh, rispetto per la Morace, ma questo tiro a Ganz e tiro alla Juve. Cioè, qua ormai sono diventati come il toro maschile. Cioè, hanno visto una volta perdere la Juve 3-0, allora bisogna per forza convincersi che quel Milan era superiore alla Juve. Vabbè. Sono forti, ma un gol annullato e un rigore su Giacinti. Col VAR forse, ma col VAR cosa? Cioè, questa cosa è fantastica. Il gol annullato sono 3 giocatrici del Milan che saltano addosso a Giuliani. Cioè, questa cosa è veramente meravigliosa. Sono riusciti a fare polemica su una cosa solarissima, cioè un fallo evidentissimo. Il rigore su Giacinti, poi giudicatelo voi, per me non c'era però. Ma vogliamo chiudere col guru più guru del mondo, ragazzi? Va chiuso con guru, col guru. Cioè il guru, l'uomo che ogni volta che parla succede esattamente il contrario. Il signor Padovan, che aveva detto il Milan può riaprire il campionato. La Juve non può vincerle tutte. E se vince il Milan sarà scudetto. Scusate.
Padovan non ne sbaglia una, veramente, ragazzi. Fatevi dare 84 numeri all'otto, giocate al Superenalotto e giocatevi gli altri 6 e diventerete milionari, sicuro. Ragazzi, questi erano tutti i commenti che ho raccolto, ce ne sono stati altri, altri, ma ovviamente non ho potuto raccoglierli tutti perché comunque insomma erano troppi, ma è stato fantastico vincere così, ipotecare questo scudetto che speriamo diventerà presto realtà, dipende solo dalla Juve a questo punto, ma soprattutto è sempre bello vedere scoppiare gli anti-J in questa maniera. E come sempre ringrazio l'angolo di Kinoshi per avermi dato la possibilità di fare questo video con la sua rubrica, di avermi prestato la rubrica per farla al femminile. E speriamo di poterla rifare presto con qualche altro big match della Juve, soprattutto con gli stessi risultati. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ovviamente, oh, non c'è neanche bisogno di dirlo. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.